alle 5 della sera, oggi 17 aprile. Grazie, grazie a chi ci aiuta e grazie a chi partecipa. Oggi, la connessione di oggi è col mondo della danza. Approfitto di una persona, di un personaggio, Luigi Pignotti, per parlarvi del palco dell'Ariston e l'incontro del teatro con la danza. Risalgo agli anni 80. Luigi Pignotti accompagnava Rudolf Nureyev nella sua tournée e praticamente era la persona di fiducia, stava accanto, lo accompagnava, era nel camerino e sostanzialmente gli dava la serenità e la tranquillità di essere una persona che si curava del maestro. Il 10 di aprile del 1980 Rudolf Nureyev venne al teatro Ariston con lo spettacolo Nureyev and Friends. C'era l'Orchestra Sinfonica di Sanremo che lo accompagnava ed era diretta dal maestro Coleman. Le preoccupazioni nelle settimane precedenti erano che un teatro di 2000 posti in una cittadina piccola come Sanremo potesse accogliere il pubblico necessario per una serata fantastica con Nureyev. E questa preoccupazione naturalmente svanì, perché il teatro fu esaurito subito e fu un successo incredibile. La città di Sanremo piace a Rudolf Nureyev e anche evidentemente a Luigi Pignotti, tant'è vero che tornò altre 2 volte, il 29 di marzo con Giselle, sempre accompagnato dall'Orchestra Sinfonica di Sanremo, diretta da Enrico De Mori, con il balletto del Maggio Fiorentino e la star L'Étoile Pontoise dell'Opera di Parigi. Poi ci fu ancora una terza volta e questa fu il 26 di febbraio nell'85, una serata speciale di Rudolf Nureyev. Quindi il privilegio di Sanremo è stato di avere maestro della danza ben 3 volte negli anni 80, ma negli anni 80, diciamo, oltre Nureyev ci furono anche altri e tanti complessi di danza che venirono al Teatro Ariston. Carla Fracci con Mirandolina, accompagnata da Beppe Menegatti, venne all'Ariston, il Kull Ballet, la compagnia del Bolshoi, il Roland Petit, Gades, Luciana Savigliano, Liliana Cosi, Marinella Stefanesco, Loredana Furno, Tokyo Ballet, il Balletto Nazionale di Cuba, tantissime formazioni furono presenti su questo palco. E diciamo che ci fu un momento magico con anche una liaison col Teatro Nazionale di Milano. Ricordo Rind, Giancarlo Volpe, personaggi che curavano appunto la gestione del teatro e che portarono all'Ariston queste spettacoli di primissima qualità. E poi ricordo anche con piacere tutti quelli che erano gli incontri, soprattutto telefonici, per cercare di portare le compagnie più importanti di balletto al Teatro Ariston. Ricordo Mario Porcile che inventò il Festival dei Balletti della Danza di Nervi, Boris Traylin che era un coordinatore, manager famoso di Parigi, che conosceva tutte le star della danza e con la quale mi interfacciavo per cercare di convincerlo di portare questi straordinari personaggi sul palco del Teatro Ariston di Sanremo. Poi c'era anche Valentino Procinski, altro personaggio caratteristico proprio che interpretava quello che era il ruolo del manager e del professionista che riusciva a distribuire l'armonia della danza sui palchi internazionali.
Ecco, tutto questo percorso naturalmente ha fatto sì, e ritorno a Luigi Pignotti, che dopo questi primi incontri e contatti negli anni Ottanta, lui si è cresciuto nella carriera diventando anche lui un professionista, un organizzatore di spettacoli e di danza. Ecco, quindi tantissimi furono gli spettacoli che portò e finisco con gli spettacoli di danza di tango che adesso sta portando per l'Italia e che il ballerino di riferimento è Guglielmo Berzin, un talento naturale amatissimo dalle donne. Come a questo punto amatissimo dalle donne, Roberto Bolle, e ricordo le sue performance sul teatro, nel teatro Ariston nel mese di luglio di qualche anno fa. Ecco, io ho fatto semplicemente un excursus velocissimo e desidero finire con le scuole di danza di Sanremo e del territorio della provincia, che nel mese di maggio hanno la consuetudine di fare il saggio finale. Devo dire che nel proseguo del tempo, il saggio finale delle scuole di danza prima era uno spettacolo che aveva determinate caratteristiche, applaudito naturalmente dai parenti dei giovanissimi professionisti che si esibivano. Attualmente la qualità è salita a tal punto che sembrano musical, spettacoli pronti per andare in scena. Ricordo la scuola della Costoli, la scuola della Luisella Vallino, Urban Theory, quindi un po' di scuole che senza chiedendo venia per tutte quelle che non ho citato, ecco, quindi cioè, che sono tantissime e tutte di ottima qualità. Quindi le scuole di danza e questa platea di tantissimi ballerini e ballerini che si uniscono sul palco dell'Ariston per questa disciplina, è un modo di andare avanti e creare un'armonia tra il teatro, la musica, la luce e le famiglie. Grazie. Prosegue quindi il programma con Giuseppe Conte che ci racconterà e interpreterà le poesie più belle del mondo. In questo caso il poeta di riferimento è Neruda. Poi avremo il nostro intermezzo spazio musicale che è curato oggi dal cantautore sanremese Maurizio Ferrandini. Il video e le musiche sono tutte di sue produzioni e queste performance sono sempre allietate da una gioia di vivere di fondo. Alice Albini ci presenterà un corto, uno dei suoi corti che hanno partecipato al video festival, intitolato Amateo Bolla. E per finire avremo la penultima puntata del musical di Isabella Biffi e Il figlio del prodigo. Alle 5 della sera e buon divertimento. Cari amici, buongiorno. Il 15 maggio dell'80 con Rudolf Nureyev abbiamo fatto il primo spettacolo al Teatro Ariston di Sanremo. E devo dirvi una cosa, quando io a Rudolf gli ho offerto il Teatro Ariston di Sanremo, lui mi ha detto subito yes, let's go. Però in particolare vi devo raccontare un secondo, che gli avevo anche offerto di andare al Petruzzelli di Bari e al Teatro Sinistra di Macerata, e lui voleva vedere le foto e dice: ma dov'è? Qua e là. Invece con Sanremo mi ha detto subito: ok, let's go. Arrivammo a Sanremo, naturalmente il teatro, devo dire qui, grazie al patrone di casa, Walter Varchino, che è sempre stato non un padrone di casa, di più. E praticamente siamo andati, mi ricordo, a mangiare, credo al Mediterraneo, che è un teatro e un ristorante sopra un hotel, e dormivamo all'Hotel de Sanglé. E naturalmente tutto esaurito, un successo. Vabbè, parlare di successo attorno a noi è abbastanza normale, però Sanremo, che è una piccola città,
dove esiste Sanremo perché esiste il Teatro Ariston, e riempire il Teatro Ariston 2000 e più posti è stato un grande successo. Io sono molto contento. Poi ci siamo tornati ancora una volta con Giselle, il Maggio Musicale, Carlo Fracci, e poi un'altra volta ancora, credo 3 volte in tutto. Ora io vengo a Sanremo con altri spettacoli di ogni genere, dal tango a Cuba, galà, balletto classico, eccetera, eccetera. Insomma, Sanremo è ormai diventata una città a livello mondiale molto importante per un tipo di cultura che noi tutti sappiamo. E viva, viva Sanremo! Buonasera, questa sera andiamo in Sud America con uno dei più noti, dei più famosi poeti sudamericani, Pablo Neruda, che è stato un grande poeta d'amore, un poeta che ha veramente immesso tanta vita e tanta passione nella sua opera. Lo testimonia il titolo straordinario, da certi ha versato, della sua autobiografia, Confesso. Che ho vissuto. Ha vissuto l'amore e si sente. Nel libro che si intitola 20 poesie d'amore e una canzone disperata, ci sono alcune delle più belle poesie d'amore davvero del secolo scorso. Io ve ne leggo una. Non posso dirvi cosa contiene, lo sentirete, contiene un'onda di amore per il corpo della donna. La frase che viene premessa a questa poesia è questa. Ve la leggo anche in spagnolo perché vale la pena almeno questa di sentirla in spagnolo. Porque el amor, mientras la vida nos acosa, è simplemente una ola alta sobre las olas. Perché l'amore, mentre la vita ci incalza, è semplicemente un'onda alta tra le onde. Allora, da 20 poesie d'amore, una canzone disperata, ecco la prima. Corpo di donna, bianche colline, cosce bianche, assomigli al mondo nel tuo gesto di abbandono. Il mio corpo di rude contadino ti scava e fa scaturire il figlio dal fondo della terra. Fui solo come un tunnel. Da me fuggivano gli uccelli e in me irrompeva la notte con la sua potente invasione. Per sopravvivere a me stesso ti forgiai come un'arma, come freccia al mio arco, come pietra per la mia fionda. Ma viene l'ora della vendetta e ti amo, corpo di pelle, di muschio, di latte avido e fermo, ah, le coppe del seno, ah, gli occhi d'assenza, ah, la rosa del pube, ah, la tua voce lenta e triste, corpo della mia donna. Resterò nella tua grazia, mia sete, mia ansia, senza limite, mio cammino incerto, rivoli oscuri dove la sete eterna rimane e la fatica rimane e il dolore infinito. Ciao da Maurizio Ferrandini, e anche quest'oggi siamo qui a parlare di qualcosa che riguarda una mia creazione. In questo caso parliamo di un libro che si intitola 2999 e che faceva parte di un progetto un po' più grande perché era una sorta di preambolo a un disco che ho intitolato Twino Lux et Patimù, e non è nient'altro che un viaggio
ipotetico anno 3000, in cui una macchina, il classico robottino, decide a un certo punto di sovvertire tutte le regole prestabilite e di andare in cerca dell'amore, viaggiando da un mondo a un altro, dopo un preambolo che viene fatto all'inizio del disco. Parla anche di Sanremo perché raccontando delle cose successe in questo ipotetico anno 3000, parla poi del mio passato, parla di tante persone che ho conosciuto, frequentato nell'ambito della musica. Dentro il libro è contenuta per esempio la genesi di Rock in the Casbah, nota manifestazione sanremese. In particolare in questo disco succede che a un certo punto con una serie di stratagemmi faccio sì che il protagonista inizi a studiare una serie di sistemi per poter creare musica a buon livello, ma soprattutto per sperimentare tantissimi generi musicali. E quindi nel disco poi che segue al libro si può trovare un genere che va dal rock alla disco musica anche a una bossa nova jazzata. Ho voluto estrarre un brano che si chiama Io sono contento così, che parla proprio del momento in cui la nostra macchina decide invece di non essere più contenta della situazione che stava vivendo e prende una serie di decisioni. Ovviamente la difficoltà di questo album stava nel fatto di fare coincidere gran parte delle canzoni con quello che si raccontava nel libro, ma nello stesso tempo di renderle fruibili. Penso che ascolterete che la canzone comunque è un brano che sta a sé al di là che si sia o non si sia letto il libro. Per quello che riguarda il libro è tranquillamente prelevabile in forma digitale dal mio sito oppure anche scrivendomi in mail avrete la vostra copia gratuita di 2999. Per ora io sono contento così. Non lo vedi che io sono
Buon pomeriggio amici dell'Ariston e ben ritrovati a questo nuovo incontro, a questo nuovo appuntamento con l'Associazione Culturale Matteo Bolla e i cortometraggi che arrivano in finale al concorso Ciak con Emozione Video Festival Giovani, questo concorso internazionale che organizziamo ormai da anni. Allora, io oggi vorrei parlarvi un po' dell'amicizia. Il corto che vi proponiamo si intitola Drop ed è un cortometraggio di Alessio Perisano. E è un corto senza dialoghi, però ha veramente un grandissimo impatto emotivo. Ed è un tema bello che adesso lo sentiamo molto in questo momento, ed è quello dell'amicizia. Mai come in questo periodo abbiamo bisogno di sentire l'affetto dei nostri cari amici, e quindi io direi che possiamo veramente passare un qualche minuto ad assaporare queste belle emozioni che ci dà l'amicizia. Ecco, quindi questo corto dal titolo Drop ve lo proponiamo, a noi è piaciuto molto, è arrivato in finale a questo nostro concorso Ciak con Emozione Video Festival Giovani. La giuria è composta da vari attori e registi e presieduta sempre dalla signora Carla Vacchino. Quindi io vi auguro una buona visione e al prossimo appuntamento.
Signore, ma guarda chi si vede, Agor, buttatelo fuori! Ho sbagliato un po', arrogante lo so, sono stato. E perdono di sé, della mia ingenuità, io ho pagato. Ma su qui per mio capito, cosa giusta è fare coppia con te. E se tu non mi indegherai, farò tutto quello che vorrai. E insieme a te so che raggiungerai fortuna, ricchezza, bellezza, chiarezza. La vetta sarà ancora più alta se gli affari insieme a me tu farai. Certo che non hai nessun ritegno, Ago. Tornare da me dopo aver rifiutato le mie proposte, che affronto. Ma come osi? Non sai chi sono io, negli affari sono Dio, soltanto io. Non sei nulla per me, vai e leggere sai, se niente oggi un poco sei, e per me non puoi nulla sai, come oggi pensar che io al tuo posto a me mi sono anch'io di un aiuto di mangiarti più. Ma guardami, vergognati, salvarti, dovrei salvarti. E perché, caro mio, questo trattamento non lo riserverei nemmeno ad un figlio. Ma forse oggi è il tuo giorno fortunato, Agor. È la notte dei miracoli e ogni cosa può succedere, anche gli angeli. La strada, ma non dategli né acqua né cibo. Se ci arriverà vivo, troverà un lavoro, e se si abituerà ai porci, forse gli piacerà. Guadagnerai molto, Ago, ne sono certo. Vai, vai incontro alla tua ricchezza, Agor. Andate via! Via! Andate via! Sei tu. Oh, shit.
No. No. Stai? Stanco. No, ma come ho fatto? Come ho potuto ridurmi così? Vorrei tornare a casa da mio padre. Ma lui non mi vorrà. Tornare come l'ultimo di suoi servi. Ma sarà la sua più grande delusione. No, no, Amor, non è così. Non sono sicura. Sei vivo. Il Signore mi ha dato un segno e desidera che tu abbia il coraggio di tornare a casa. Tuo padre ti accoglierà con un cuore colmo d'amore. Vieni, ti aiuterò. No, ma tu verrai con me. Non ti preoccupare. Ti troverò io, come sempre. Tornerò e andrò da mio padre. Io ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno, lo so. Il santissimo nome. Sei misericordia, Padre mio, solo tu sei la speranza. Ancora di certo cadrò, ma il mio peccato, Signore, si perde nel tuo immenso amore. Grazie Dio, sei Padre buono, grazie a te per il tuo perdono. Eccomi, non sono stato. Padre, io sono qui, sono sempre qui, mi vedi? Sono anch'io tuo figlio, ma tu ti sei dimenticato di noi, di questo posto. Siamo noi gli ultimi degli ultimi, ricordi? Lo hai detto tu, illumina questo buio e perdona le nostre anime così sole e così smarrite. Sei proprio tu, sei tornato, figlio mio, ora sei qui, padre, padre, padre mio.